Buongiorno e buona domenica, Acquario. Andiamo a vedere come sarà la tua settimana dal 28 al 4. Voglio ricordarti che per te c'è un canale dedicato. Se non sei ancora approdato a quel canale, beh, approdaci presto. Vai nel box informazioni di questo video, troverai il link proprio per il canale. Ok, a questo punto basterà semplicemente iscriversi. Andiamo adesso a vedere le solite pillole di astrologia spicciola, però nel frattempo, se non sei ancora iscritto invece a questo canale, energeticamente noi ti chiedo di, che se non sei soltanto qua, se non sei interessato soltanto al segno dell'acquario, perché ti ricordo che questo video può essere visto da coloro che hanno Sole, Luna, Venere ed ascendente in acquario. Se hai anche altri segni a cui sei interessato, se sei interessato ad altro tipo di letture, clicca su iscriviti in questo canale, energeticamente noi, sulla campanella, sarai sempre avvisato dei prossimi video, anche se stavolta un po' in ritardo, ma non importa, ci siamo sempre, sei sempre, potrai sempre vedere i nostri contenuti. A voi l'iscrizione non costa nulla, per noi è molto importante, quindi o qui o nel canale dell'Acquario, che avrà ogni giorno il Buongiorno Acquario, ti aspetto. Adesso le solite pillole di astrologia spicciola. Settimana dal 28 al 4. Beh, i giochi sono fatti. Però il 4, luna nuova in Leone. Una luna nuova che è in opposizione, come lo è sia il Sole che Venere in questo momento. E la stai sentendo tutta questa opposizione, diciamocelo. Tutto è in ritardo, tutto è decisamente in ritardo, a parte le retrogradazioni che ci sono pazzesche e anche questa opposizione forte, l'acquario è uno di quei segni che sente tanto il peso di questo affaticamento. Anche se dobbiamo dire, i segni d'aria sono ben messi proprio perché c'è la presenza di questi di Giove e di Marte in Gemelli e di Plutone retrogrado in acquario. Siamo veramente forti, però chiaramente l'opposizione denota una certa fatica, non denota, stiamo attenti, cose che vanno male, ricordiamocelo, semplicemente la fatica. I risultati ci saranno in ogni caso, ne sono convinta, ma è così, ci saranno, però magari arriveranno che sono qualche giorno in ritardo, con qualcosa di ritardo, ok? Tutto qui, sia in amore che anche da parte della sezione economica, che quella brillerà sicuramente di più. In amore vi vedo un po' più incerti, diciamocelo. Allora, caro il mio acquario, abbiamo detto come sono messe le energie di aria. Le energie di fuoco hanno tutti questi pianeti in Leone, però abbiamo anche due big in Ariete, che stavolta nomino perché Chirone retrogrado in Ariete insieme al Nodo Nord, che è pure retrogrado, porterà a un periodo di grande introspezione. Ne sono convinta, che tra l'altro si unisce a Plutone. Non si unisce, nel senso, lavora in sinergia anche con Plutone retrogrado in Acquario, quindi insomma, grande periodo di andare a vedere un attimo, di rassettare le cose che ci sono dentro di noi. Quindi i pianeti. I segni, nei segni di fuoco, vabbè, i segni di fuoco, scusatemi, sono ben piazzati, ben posizionati, hanno grande supporto. I segni di acqua mantengono Nettuno e Saturno, entrambi retrogradi in pesci, e i segni di terra hanno Urano in toro e Mercurio in vergine. Ti ricordo che il 5 cambiano nuovamente le energie. Si sposta Mercurio va in retrogradazione, si sposta la Vergine, insomma, la Venere, insomma, abbiamo un cambiamento. Quindi momentaneamente questo è il cielo del momento. E dobbiamo vedere come sono le energie, le nostre energie del momento. Andiamo adesso a vedere come saranno le energie oggi, carte nuove. Che quello dovevo ripararle, dunque abbastanza scarica oggi, perché c'è la luna in toro, la luna in toro che si unisce Urano e che porta
Un certo abbioccamento, perché chiaramente una luna in quadratura, ok? Una luna calante in toro oggi, ricordiamocelo. Allora, acquario. Vediamo un attimo che energie ci sono per questa settimana. Il 2 di denari, il 5 di spade e il 6 di denari. Incertezze tante, equilibrio che... Allora, da un punto di vista lavorativo devo dire che l'equilibrio è incerto, però vi riprendete, possono arrivare notizie, ma soprattutto ci possono essere delle conferme economiche, ci potrebbe essere l'entrata di denaro. C'è però tutta una serie di conflitti che portate avanti con voi stessi e con gli altri, che dovrebbero in qualche modo vedere una risoluzione questa settimana. Bisognerebbe un attimo calare le armi, ok? È un acquario che dovrebbe un attimo calare le armi. Andiamo a vedere, perché qui il senso dell'instabilità è forte, ma anche del cercare di trovare una soluzione. Non polemizzando più in qualche modo, vediamo la morte, la luna, il 2 di spade, il 10 di denari, il 9 di bastoni e il cavaliere di spade. 2-2. Il rapporto a due è molto importante questa settimana ed è un rapporto che è soggetto a una serie di dinamiche molto forti, in cui ci sono pensieri negativi, in cui si alternano momenti di negatività e momenti di positività, in cui, soprattutto se siete in famiglia, tenterete di avere, di passare dei bei momenti, secondo me potete passare dei bei momenti in famiglia, nonostante voi siete molto sulla difensiva, voi o qualcun altro siete sulla difensiva. Il rapporto con i figli vede un miglioramento, però vi portate appresso questo senso di paura, di profondità non espressa. I pensieri negativi restano lì, vi animano la testa, e non riuscite a guardare oltre. Non riuscite a prendere una decisione perché avete gli occhi bendati, non sapete dove andare. Effettivamente, un acquario che in questo momento, soprattutto nelle relazioni familiari, in quello che colpisce emotivamente l'acquario, non sa come muoversi. Sa che deve raggiungere un obiettivo, l'obiettivo c'è da raggiungere, ma si muove un po' sguaiatamente, un po' alla carlona, va dietro una motocicletta piuttosto che salirvi sopra, nello specifico. Quindi segue le indicazioni che la mente gli dà, e sappiamo che è molto cerebrale l'acquario, ma contemporaneamente si muove un po' alla cieca, sente, l'acquario in questo momento sente che nei rapporti familiari, nei rapporti emotivi si sta muovendo alla cieca. Ha sbarrato la strada o trova la strada sbarrata e quindi non sa esattamente come procedere, c'è proprio il senso del non sapere come procedere in questo momento. Andiamo a vedere come sarà effettivamente poi lo svolgersi con gli altri. No, questi. Grande emotività, ma anche grande paura di esporla. L'acquario ha paura di essere guardato negli occhi questa settimana. Preferisce non guardare negli occhi, preferisce dare le spalle, preferisce alzare le difese perché se no ha paura che la sua emotività venga sbaragliata. Soprattutto quegli acquari che hanno famiglia, ma non soltanto. Per quanto riguarda il lavoro, beh, non ci sono notizie particolari o ci potrebbero essere delle notizie che vi costringeranno a prendere una decisione che voi però non siete così convinti di prendere. Il sole, la decisione che stavo dicendo, il carro, la ruota, non ci credo, ragazzi.
il 6 di Raffaele e il 3 di Denari. Quattro arcani maggiori uno appresso all'altro. Beh, questa è una settimana importante, importante. Qualcuno potrebbe ricevere delle proposte lavorative che possono portarlo al di là, cioè possono costringere a viaggiare. Potrebbe essere un nuovo inizio che viene offerto ed è un nuovo inizio che comunque potrebbe avere a che fare con vecchie amicizie, ok? O con un lavoro, con un momento di crescita anche lavorativa. Le carte ci indicano, soprattutto dal punto di vista lavorativo, che è il momento di lasciarsi indietro quello che per ora vi preoccupa, questa mancanza di sicurezza, e di avere più controllo perché c'è un avanzamento nel lavoro. Vi si offre un avanzamento e vi si offre anche nell'immediato, cioè qualcosa può succedere questa settimana di molto bello, molto positivo, ma che vi costringerà in qualche modo a prendere delle decisioni. Che non siete così. Vi scoprono un nervo scoperto. Questa è la mia sensazione. La mia sensazione è che ci sono. Questa è una settimana molto importante. Molto. È un momento di grande crescita. Lavorativamente parlando in questo momento, ok? Però. Improvvisamente succederanno delle cose, potreste avere delle proposte, avanzamento nel lavoro, ragazzi, delle proposte lavorative che vi costringeranno a un certo punto ad abbracciare anche vecchie ferite, a muovervi nel campo delle difficoltà emotive, oserei dire, ok? Però molto bello in ogni caso, cioè nel senso ho superato quello, va benissimo. Per qualcuno potrebbe essere un lavoro, il vostro vecchio lavoro che si ripresenta, per esempio, una vecchia attività che si ripresenta, qualcosa che comunque che voi amate tantissimo. Se invece parliamo di situazione sentimentale, bisognerebbe liberarsi da ciò che ci fa sentire in gabbia. Ed avere molta più determinazione. Improvvisamente si potrebbe presentare qualcuno del vostro passato, ma potrebbe anche si potrebbero riaccendere vecchie situazioni, ma potreste avere un incontro, no? Pensare a qualcuno del vostro passato. Diciamo che è una settimana in cui le cose minacciano di cambiare, minacciano sul serio di cambiare, ok? Questo è un grande momento di crescita e quando si hanno il sole e la luna nuova poi tra l'altro è il leone, faremo un video apposito proprio per l'acquario, per questa luna nuova in leone, e si punta molto su di noi, sulla nostra persona. È una luna che in qualche modo, tra l'altro, si collega a Giove in Gemelli, ok? Non si collega, è aiutata, ecco, cioè supportata da Giove in Gemelli. Quindi è una luna che alimenta la creatività e alimenta l'energia. Settimana che vede l'acquario veramente dinamico, a tratti dinamico, a tratti trattenuto. Qui c'è proprio questo senso della corda. Sapete quando si strattona la corda? Ecco, questa è la mia sensazione. A tratti è trattenuto, a tratti molto dinamico l'acquario. Però devo dirvi, grande, come si può dire, grande cambiamento improvviso. Ecco, qualcosa avviene di improvviso questa settimana che vi scuote, che è veramente. Capovolge in qualche modo le vostre idee e anche i vostri progetti, ok?
ogni caso, una settimana bella, qui non c'è nulla di brutto. Dal punto di vista emotivo siete partite molto tirati, partite molto sulla difensiva. C'è una grande trasformazione in atto, queste emozioni sono tutte sottosopra. Però devo dire che la settimana si presenta con grandi scatti, con grandi cambiamenti, ma assolutamente improvvisi con questa ruota. Qualcuno, ripeto, porta a situazioni del passato, a rivivere situazioni del passato, ma in ogni caso in maniera positiva. Quindi potrebbe essere che viene riproposto, che si ripropone qualcuno del vostro passato, o qualcuno che voi volete, o un lavoro del vostro passato. Qui mi sembra proprio che ci sia grande, grande, c'è successo, però dovete, vedete, quando vi dicevo io oggi, il sole in opposizione rallenta, però è come se faceste due passi avanti e uno indietro, due avanti e uno indietro, sempre avanti state andando, però c'è sempre questo senso del tira e molla, ok? Però molto molto bella. Vediamo se gli oracoli ce lo confermano. Ragazzi, il sole, il diavolo, il carro e la ruota. Potreste anche far luce su situazioni tossiche e decidere di andare avanti improvvisamente, eh? Quello sì, quello assolutamente sì. La guerra dei rose, interessante. Ci potrebbero essere delle polemiche in famiglia, però vedete, c'è la strada che si sta liberando. Bisogna liberare la strada. C'è un ostacolo davanti alla vostra strada. Bisognerà liberarlo. Magari lo farete polemizzando, e magari lo farete alzando un po' la voce. Questo diavolo, sì, mi sembra che c'è un po' di tossicità nell'aria. Però siete decisi a chiarire il percorso, ad aprirvi il percorso, ma tra l'altro una settimana in cui vi si apre questo percorso ed andate avanti. Vediamo ancora. Che cosa ci dicono queste? Allora, questo è il momento di respirare e di modificare le proprie energie, ragazzi. Qualcuno lo farà addirittura usando, tra virgolette, la magia, no? Il diavolo, usando adesso anche le carte, i cristalli, eccetera. Con la luna nuova magari manifesterà, c'è il grande senso della manifestazione, però soprattutto c'è un cambio assoluto di energia ed è un'energia secondo me positiva, assolutamente positiva. Acquario che arriva la settimana prossima. Chiaro, dovrei aspettare un po' di più per vedere effettivamente la strada veramente spianata, però devo dire che questa è una bella settimana. Ok, Acquario, ci vediamo la settimana prossima. Ricordati di iscriverti al canale Acquario. Bye bye.